Si terranno dal 29 settembre all'1 ottobre le celebrazioni per la festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, che in questi giorni sta vivendo il suo prologo con la peregrinazio della statua della Santa nei vari rioni della parrocchia. Un programma dalla forte impronta liturgica, come spiega il parroco Don Fernando Lupo. Quest'anno, in continuazione con l'anno scorso, stiamo portando la statua, tra parentesi, in giro, cioè in peregrinazio, nei vari agglomerati dell'estesissima parrocchia, Fasanara, Cornotoro, qui, Parco Sant'Es, per invitare la gente a pregare, perché si prega poco, va bene? La preghiera non è un biascicare un Padre Nostro, la preghiera è la consapevolezza di doverci mantenere in contatto col Signore, questa è la prima motivazione. Poi c'è la solenne processione, io ci tengo molto alla processione perché è una preghiera pubblica e sociale e noi abbiamo cercato di invitare la gente a essere pia e devota nel percorso itinerario della processione. Si prega e si canta. E poi si conclude domenica, sempre a sera, con il solenne pontificale che un mio gentilissimo, diciamo, conoscente vescovo, Monsignor Melillo Sergio, vescovo di Ariano Irpino, terrà nella chiesa parrocchiale Santa Teresa del Bambino Gesù. Hanno organizzato gli amici della parrocchia anche momenti di, che io ho scritto, di aggregazione sociale. Non è che c'è un manifesto attività liturgiche e un altro manifesto attività civili, come solitamente si scrive, no, tutto è nel contesto di festeggiare la Santa, Santa Teresa, questa giovane donna 24enne elevata agli onori degli altari, dicono tra le più venerate in tutto il mondo, e che Pio XI definì la più grande santa dei tempi moderni perché la sua spiritualità è incentrata sulla semplicità e la normalità della vita. Noi dobbiamo diventare buoni attraverso il quotidiano vissuto.